Di cui ci siamo accorti da un po' di anni è che nel calcio giovanile, nel mondo dilettantistico, ogni presidente, ogni società è come se uno vale uno, nel senso che ognuno ha un'opinione differente, non c'è forse amalgama, non c'è compartecipazione alla risoluzione dei problemi. Diciamo che il vecchio proverbio, il vecchio detto che diciamo tutti è che in Italia ci sono 60 milioni di allenatori, no? Dal genitore al fratello maggiore, alla ragazza, alla mamma, alla nonna, al nonno e così via. Tutti predicano calcio, tutti sono convinti di saperne più di quello che ti sta vicino. E con questa situazione difficilmente si riuscirà a costruire qualcosa di buono. Io spero tanto che si riesca, ma diventa difficile, quasi impossibile, perché c'è troppo accanimento tante volte sulla cosa personale e non si guarda alla cosa generale. Affrontiamo subito un argomento importante come quello, si parla sempre del fatto che è difficile fare iscrivere nuovi ragazzi, è difficile soprattutto perché altre società ci si scontra a livello territoriale per portare a casa nuove iscrizioni. Come si può risolvere il problema? La cosa che io avevo proposto al presidente del comitato regionale da portare a Roma a suo tempo quando era stato eletto era quello della rivisitazione dei premi di preparazione. Il premio di preparazione oggi ti dà la possibilità di avere una certa cifra su un ragazzino in base alla categoria della prima squadra della società dove questo ragazzino firma il cartellino del cosiddetto vincolo, quello dei 14 anni o dei 16 anni, dipende dalle società. Il problema grosso è che riguarda solo gli ultimi 3 anni. E cosa sta succedendo da parecchio tempo a questa parte? Che le varie società, le più organizzate, anche le professionistiche, perché non è che sono esenti da queste, tra virgolette, colpe, prendono questi ragazzini, li tesserano all'età di 9-10 anni. È chiaro che quando arrivano a 14, 3 anni sono già scaduti e quando vengono poi vincolati come giovani di serie, giovani calciatori o così via, non è la società che l'ha cresciuto magari per 2, 3, 4 anni da primo calcio, pulcino e anche magari primo anno di esordienti, non ha più la possibilità di chiedere prima di preparazione. Allora, siccome esiste il cartellino elettronico che segue il bambino dagli 8 anni fino al termine della sua carriera, che la federazione si organizzi per dire allora se il bambino non viene confermato o c'è l'accordo tra il bambino genitore e la società di lasciarlo andare da un'altra parte, ci sarà una lettera di malleva che dice io non richiederò i premi di preparazione, viene consegnata alla società dove va piuttosto che al genitore del bambino che la presenterà dove il ragazzino va a firmare il cartellino. E se questo non esiste, ma la società vuole confermare questo bambino, se questo se ne vuole andare via perché è giusto che scelga di andare, la società che lo riceve deve pagare un premio di preparazione in base all'età del ragazzino, a quanti anni ha fatto nella società dove è stato in precedenza e così via, fino ad arrivare ai fatidici 16 anni, o 14 anni del vincolo. Qual è il deterrente per un genitore che magari preferisce un altro sport al calcio? Quali sono i problemi empatici che ad esempio non legano il calcio col mondo della scuola? Queste sono alcune problematiche. Beh sì, Cioè, i noi, genitori di oggi come vedono questo sport? ma i genitori Quando cominciano? d'oggi, la maggior parte lo vedono come l'eventuale risoluzione dei propri problemi economici se il figlio diventa professionista. E questo è sbagliatissimo perché le statistiche dicono che diventano professionisti uno ogni 70.000 bambini che praticano calcio. Certo. Perciò è una percentuale irrisoria, quasi nulla. Poi la cosa diciamo più problematica è questo rapporto che si ha con le scuole. Prima di tutto perché le scuole, soprattutto le scuole primarie, le elementari, tanto per intenderci, la maggior parte non ha strutture per fare sport in generale, non tanto per fare calcio, no?
Io mi ero proposto anni fa con le scuole della nostra zona per mandare dei nostri tecnici, parlo di ex professionisti a livello di Pierino Prato, di Gino Maldera, di Danilo Tedoldi, di Ambrogio Pelagalli, appunto per fare qualche nome che avevamo, che allenavano qui da noi, no? E di mandare una volta o due alla settimana in queste scuole della zona per fare scuola calcio gratuitamente. Mi è stato risposto dai vari presidi che ho interpellato di no, perché non avevano tempo, perché non erano interessati, perché poi i maestri avevano altro da fare, da pensare. E di conseguenza questo modo di fare sport nelle scuole esiste in maniera molto limitata in Italia. Non c'è la cultura di far fare sport ai ragazzi nelle scuole. Quali sono le difficoltà per far sì che, insomma, i ragazzini di oggi si innamorino davvero del pallone, perché sembrano che siano comunque poi distratti da tantissimi impegni che i bambini oggi hanno, quasi come un adulto sembra. Un altro problema che noi abbiamo in Italia è proprio l'organizzazione del calcio giovanile, cioè se una società professionistica, parlo non solo di Milan, Inter, Atalanta, Juventus e così via, ma anche, non so, di Renate, di Porto Brugaro, di società diciamo di seconda terza fascia, hanno bambini di 6-7 anni che tesserano. E voi mi insegnate che un bambino di 7-8 anni che indossa una maglia importante, che può essere del Milan, dell'Inter, della Juventus, e se la deve portare per almeno 10 anni, perché poi a 18 anni, 19 anni può firmare un eventuale contratto da professionista o precontratto, che dir si voglia, sono 10 anni che se non è stabile a livello caratteriale, se non è convinto di quello che fa, se non è disposto a fare tanti sacrifici, se non ha alle spalle una famiglia sana, voglio dire seria, che non gli impone determinate cose, che non lo pressa e così via, questo bambino difficilmente riesce a sopportare questa pressione, perché l'allenatore vuole vincere, perché se non vince perde il posto di lavoro, perché i genitori vogliono vedere il figlio che cresce e che diventa calciatore professionista. Quindi quel famoso imbuto è sempre più stretto. È sempre più stretto. Allora io dico, perché la federazione, visto che parla tanto di rinnovamento, non comincia a mettere una legge che dice le società professioniste fino a 13 anni non fanno calcio giovanile, lo fanno dai giovanissimi B in su. Io dico che se una, e questo l'ho detto a un personaggio che ha fatto tanto per il calcio italiano e soprattutto per la società del cuore mio negli anni passati. Possiamo dire chi è? Si chiama Riedo Braida, che è stato un grande direttore sportivo, secondo me lo è tuttora, però vabbè, i tempi cambiano e le persone purtroppo passano. Io gli dissi diversi anni fa, gli ho detto, Riedo, ma se i tuoi allenatori che hanno sotto mano un ragazzo a 13 anni, dai 13 ai 18 anni, vale dire 6 anni di lavoro, no? Non riescono a capire se diventerà giocatore o meno, è meglio che cambino mestiere. Allora è inutile prendere bambini di 6-7 anni, così via, perché poi dopo, quando arrivano a fare solo i giovanissimi, sono cambiati per il 90-95%, perché non riescono a resistere, oppure perché magari pensi a una maturazione tecnica calcistica e che non avviene. Sono tanti, tanti motivi. E questi bambini si perdono, perché poi si sentono scartati, si sentono messi da parte dal mondo del calcio, e tanti smettono anche di giocare. Hai una percezione che il calcio, per colpa di brutti episodi di violenza, sia poi questa cosa rimbalzi a livello giovanile e sia un po' visto in modo diffidente da altri sport? Sì, però voglio dire che ormai purtroppo, lo sottolineo molto amaramente, questo purtroppo, anche in altri sport esiste la violenza, esiste nel basket, esiste nell'hockey, esiste nel calcio, esiste in tanti altri sport. Forse solo negli sport individuali non siamo arrivati a questi livelli, perché siamo a un punto di esasperazione tale
che forse magari è dovuto anche alla situazione generale che stiamo vivendo in questi ultimi anni a livello economico, a livello ambientale e così via. Però se le istituzioni non ci mettono un freno, ad esempio io la prima cosa che farei se fossi il governo italiano, imporrei alla società lo scioglimento del tifo organizzato. Che non perché il tifo organizzato di per sé sia sinonimo di delinquenza o di soprusi, ma perché in queste masse si intrufolano magari quei 50, 60, 100 personaggi che non vanno allo stadio per guardare la partita, ma proprio per fare casino nel vero senso della parola. E questo poi si ripercuote su, perché poi è la notizia che ti colpisce, no? E tante volte c'è anche lo spirito di emulazione. Lo abbiamo visto con quello serbo famoso e poi la Jenny la Carogna e così via, no? Gente che è andata in televisione, sui giornali e così via, tutti ne hanno parlato. E sai, se i bambini magari non sono ben seguiti dalla famiglia e dai loro istruttori, magari qualcheduno questo spirito di evoluzione lo potrebbe anche prendere. Ringraziamo Agostino Malavasi, grazie di cuore, benvenuto su sportsmall.it. Grazie a voi, molto gentili.